dell'ospedale civico San Raffaele Giglio di Cefalù, la dottoressa Francesca Rubino, componente dell'equipe medica dello stesso nosocomio, Valeria Piazza, presidente e fondatrice dell'associazione Officine Culturale Costanza d'Altavilla. Sentiremo, ecco, parleremo anche dell'inaugurazione della nuova chiesa dello Spinito che è avvenuto domenica. E parleremo anche del premio ricevuto da Peppuccio Tornatore, il premio Arco d'Oro dedicato al pioniere cinematografico che si occupava di cinematografia, Salvatore Di Francesca, che negli anni ai primi del Novecento ha portato alla cinematografia anche a Cefalù. E intanto io ringrazio tutti i nostri ospiti per questa partecipazione alla trasmissione, saluto anche tutti coloro, i nostri connazionali che ci seguono in ogni parte del mondo sul sito www.crmpradio.it, e partiamo da Valeria Piazza. Valeria, intanto tu hai organizzato in questo periodo delle manifestazioni che dureranno alcuni mesi, e in particolare studi medievali, l'illuminato medievale. Ce ne puoi parlare un po' più diffusamente? Sì, diciamo che il progetto si chiama Seminario appunto di Studi Medievali, l'illuminato medioevo, appunto per sfatare questa diceria di questo medioevo buio e oscurantista. In realtà abbiamo appunto pensato ad un progetto molto ampio che non è solo legato ad assistere a delle conferenze, ma comprende una serie di mostre di pittura, comprende anche delle performance di disegno e anche delle degustazioni sempre in atmosfera medievale, proprio per immergerci in questo Con una gastronomia medievale, no? Infatti ci sono gli chef che stanno proprio studiando ed escludendo quei cibi che oggi insomma noi mangiamo e che non erano insomma presenti in quel periodo. Ovviamente insomma siamo partiti con la mostra di Rodo Santoro, un esperto medievalista, un architetto restauratore di castelli medievali siciliani, da Caccamo, Castelbuono, il Castello a Mare di Palermo. È stato, diciamo, è anche il progettista e restauratore delle macchine del festino di Santa Rosalia ed è un affermato pittore. Abbiamo avuto la fortuna appunto di conoscerlo, conosco da molto tempo, sono stata anche sono una sua collaboratrice, e ci ha dato insomma ci ha concesso diciamo la possibilità di esporre da noi e con noi. Abbiamo la sua mostra, abbiamo iniziato con un vernissage a cura della dottoressa Stefania Randazzo, con una performance dei Narratura, i quali insomma ci hanno dedicato anche una poesia per i nostri radioascoltatori. I Narratura sono dei poeti, dei poeti cefaludesi, un gruppo che narra in musica con una performance appunto abbastanza suggestiva alle poesie di Antonio Barracato, e ringrazio tutti loro. Abbiamo fatto questa presentazione della mostra, è aperta dal 23 al 31 gennaio al Circolo Unione. Ringrazio il presidente e tutti i soci del Circolo Unione che ci hanno accolto con piacere. La mostra sarà aperta dalle 18 alle 20, alle 19:30 alle 20 fino insomma al 31 gennaio. Dopodiché ogni sabato di febbraio inizieranno le conferenze dove sarà presente l'1 febbraio il professore Corrao. E dove si terranno le conferenze? Sempre al Circolo Unione. Ci sarà il professore Corrao che parlerà dei poteri signorili nell'area delle Madonie nel tardo medioevo. Il professore Corrao è un ordinario di storia medievale all'Università di Palermo. Dopodiché ci saranno le altre conferenze che
saranno appunto tenute due dal professore Santoro, dal maestro Santoro, una l'8 e una il 15 febbraio e l'ultima dal professore Girolamo Cusimano che ci parlerà dei cibi, le insidie delle identità alimentari. Quelle del professore Santoro sono legate appunto all'esperienza, alle differenze esperienze estetiche fra le dinastie Altavilla e Hohenstaufen e i sarcofagi porfirei cefaludensi, che sono diciamo per noi un tema abbastanza importante. In merito ai seminari, alle conferenze, è importante dire che verrà rilasciato un attestato a tutti i ragazzi sia del liceo che dell'università che vorranno partecipare, dovranno fare una relazione, poi diremo esattamente il numero di cartelle che dovranno presentare. Ci sarà una commissione che li guarderà, li correggerà e daremo, questo lo dico ora per la prima volta, daremo un premio, il premio Costanza. Abbiamo insomma deciso che bisogna insomma premiare gli studi e quindi questo è importante per noi. Dal 1 marzo alla galleria ci trasferiremo con la performance di disegno di un artista molto importante che è esposto a New York, è esposto a Toronto, ha fatto veramente dei grandi lavori, ha delle opere esposte a Terrasini con il chiamato appunto Normannesimo. Ed è un pittore, un artista affermato, molto affermato, si chiama Ernesto Graditi e farà una performance dove ci narrerà col disegno la storia struggente, la storia d'amore struggente di Elvira e Ruggero. Questa è una cosa unica, Elvira e Ruggero. Ruggero appunto secondo. Ruggero secondo da te. Esatto. Sì, sì. Un'altra cosa importante per quanto riguarda stato diciamo il fondatore il della nostro, cattedrale. Esatto. Il fondatore anche il nostro padre. Il nostro padre. La distruzione operata dal padre dal padre che era stato. Esatto. Uno, diciamo che insomma. Un'attila per Cefalù in un certo senso. Diciamo che noi abbiamo molto da recuperare. Dalla storia di Ruggero e quindi è importante conoscerlo approfonditamente. Per quanto riguarda le cene, la degustazione, il 1 febbraio ci sarà l'aperitivo medievale alla galleria e l'8 febbraio la cena medievale. Per la cena medievale, come per gli aperitivi, noi abbiamo ovviamente chiediamo la prenotazione perché è giusto che sia così. Sarà possibile perché abbiamo la collaborazione anche della Sartoria Pipi di Palermo, la storica sartoria teatrale, e adesso si è aggiunta anche un'altra associazione di Polizzi, la Commenda, che daranno insomma disponibilità per affittare costumi per chi volesse ambientarsi e immergersi in questa, totalmente in questa ambientazione medievale. In più la parruccheria Sansica ci donerà, ci darà la possibilità di acconciare nel modi insomma che erano usuali nel quindi tempo. Non soltanto la gastronomia ma no, anche gli abiti tutto. Noi dobbiamo entrare saranno, in quel periodo a 370 medievale. Gradi perché non possiamo limitarci solo a quello. Ovviamente insomma lo stesso avverrà il 15 febbraio con un aperitivo alla Corte dei Golosi e il 22 febbraio con una cena. Tutto ovviamente deve essere dietro prenotazione. Dopodiché io ovviamente devo ringraziare lo sponsor che ci ha permesso anche il minimo insomma per la pubblicazione della stampa del progetto che sono appunto che è la Fondazione Scicolone, Antonella Scicolone. Ringrazio tutti i collaboratori e non dimentico la Ricamarte che per l'occasione alla galleria esporrà il due pezzi importanti che sono il vestito arabo e il vestito normanno che sono quindi spazio di proprietà anche all'artigianato di... sì, diciamo che stiamo cercando locale. Di mettere un po' insieme tutto e per l'occasione parlando con il dottore qui presente stiamo pensando a qualcosa che può venire fuori questa, dato che c'è il dottore Galardi diciamo che noi cerchiamo sempre di mettere a 360 gradi insieme fare tutto. Intanto c'è per ora in atto una passeggiata sul lungomare il lunedì
il giovedì alle ore 18, che serve come terapia. E quindi vogliamo coinvolgere anche l'officina Costanza d'Altavilla in questo e magari poi, chissà, andare a vedere anche la mossa durante la passeggiata, perché no? Che diceva lei? Io direi che c'è il cibo dell'anima e il cibo della mente che aiuta a star bene, quindi bisogna star bene non solo col fisico, come riuscite a fare bene voi con queste iniziative, e star bene anche vedendo e guardando e ascoltando delle cose che possono migliorare la vita culturale della città e delle persone. Quindi penso che quello che può far stare meglio una persona è importante che si faccia, e quindi perché no, questo sarebbe bello, riuscire a far godere la persona nella sua parte culturale, fisica e mentale a 360 gradi. Ritengo che sia assolutamente una cosa da fare. Vediamo che ne pensa il dottore Galardi, naturalmente, perché è lui che apre la scena a questo, a questa terapia che conta mai, buona per gli anziani soprattutto, no? Ma anche per i giovani. Grazie Mario per l'invito, mi avete fornito un assist, nel senso che nel Medioevo il principale mezzo di locomozione era il cammino, chi possedeva il carro e il cavallo era molto minoranza rispetto. Noi vogliamo recuperare queste tradizioni, ma non sono tradizioni, sono buoni usi, no? Dello strumento umano, dell'organismo. E quindi partecipiamo molto volentieri. Questa coniugazione dei due eventi credo che sia accaduta proprio ad hoc, e cogliamo la provocazione. La provocazione potrebbe essere che noi il giovedì e il lunedì dalle 18 alle 19 facciamo la nostra camminata, e la camminata può concludersi con la visita della mostra sul Medioevo. Credo che sia una cosa bella, anche interessante. Possiamo vederci, ma non solo, potremo anche per esempio cercare di capire se a Cefalù nel Medioevo ci fosse un'organizzazione sanitaria, e quindi potrebbe essere una ricerca. Io non so se può può condurre a un risultato, ma insomma possiamo provarci in qualche modo. Probabilmente questo verrà fuori in questo seminario, potremo ascoltare i professori che parleranno, e chi lo sa, il prossimo seminario verrà fuori anche un altro tipo di... Anche perché è l'occasione per scrivere la storia di Cefalù nei suoi dettagli. Celati. E del resto alla corte di Ruggero c'erano tanti rappresentanti, quindi ci doveva essere anche... Se c'era il geografo Edrisi, per esempio, che faceva parte della corte del Ruggero, che ha fatto una descrizione di Cefalù, dove era costruita, sugli scogli, con l'acqua che defluiva fuori, con il porticciolo della marina dove entravano, loro, Edrisi richiamava le navi che entravano e uscivano dal porto, ma indubbiamente erano quelle barche a remi che allora c'erano e nel quale sarà entrato sicuramente anche Ruggero II. E questo è un fatto che si può anche rinnovare, ecco, come diceva il dottore Galardi, anche la storia di Cefalù per molti aspetti ancora non perfettamente conosciuta, come nel settore della gastronomia di quei tempi, anche se Edris dice che lì c'erano i mercati, c'erano magazzini, c'erano accanto al porto tutte queste cose che facevano parte dell'entourage dell'organizzazione di Ruggero II. E la dottoressa Rubino, che il giovedì e il lunedì si sottopone, lei giovanissima, e quindi si sottopone a queste lunghe passeggiate che sono salutari e che dà certamente l'esempio anche per queste cose. Certamente io ritengo che sarà anche d'accordo con quanto dicevano il dottore Galardi e la dottoressa Piazza. D'accordissimo, io credo che l'approccio sia in questo modo veramente globale, anima e corpo, cultura, spirito, ma non sono poi così giovane.
È importante, io credo, integrare le attività, ma soprattutto la promozione di quello che noi stiamo facendo, promozione alla salute. Stiamo provando a far sì che gli anziani, siamo partiti con gli anziani, ma l'attività fisica, perché noi parliamo di attività fisica, è rivolta a tutte le persone, dall'età, diciamo, giovanile fino all'età avanzata. E invito quindi affinché questo mezzo di comunicazione possa raggiungere quanto più persone. Certo, questo è un fatto importante, ma io credo, ecco, la passeggiata come terapia, come medicina, come come un nuovo farmaco, perché la giostra è definito all'Hauser un nuovo farmaco, che è questo della questo significa che tu, adottandola nei giusti termini e con le giuste misure, puoi fare a meno in un certo senso anche di alcune medicine, no? O no? Sì e no, provo a chiarire. Come dire, a chiarire questo concetto. Facciamo un'analisi critica, no? I due terzi delle malattie sono dovute a alterati stili di vita, i due terzi delle malattie. E quindi, se sono dovute ad alterati stili di vita, se noi interveniamo sugli stili di vita, possiamo prevenire le malattie. E questo è ovvio. Quali sono gli stili di vita che non vanno? Gli stili di vita che non vanno sono i mezzi di locomozione, cioè vanno benissimo i mezzi di locomozione, però costringono le persone a utilizzare la macchina anche per fare 150 metri. Dopodiché si perde un'altra abitudine. L'abitudine qual era nei paesini di non molto tempo fa, credo 40 anni fa, 50 anni fa, era quella di fare la passeggiata nel corso, e quindi la passeggiata nel corso è piacere, perché si chiacchiera con gli amici, ma è anche attività fisica. Nello specifico della domanda che mi hai rivolto, Mario, se l'attività fisica è un farmaco, la risposta è sì. L'attività fisica è un farmaco. Perché un farmaco? È un farmaco perché previene le malattie, ma è un farmaco che cura anche delle malattie. Alcuni esempi, per esempio, scusate il bisticcio, è la pressione arteriosa. Se si cammina, se si fa attività fisica, la pressione arteriosa tende ad abbassarsi. Altra cosa, la frequenza cardiaca. La frequenza cardiaca non può essere troppo alta, perché sennò il cuore diventa inefficace nelle sue funzioni. L'attività fisica riduce la frequenza cardiaca, la riduce in modo costante. E quindi io non so se non dobbiamo usare più farmaci per la pressione o per la frequenza. Scusi se interrompo, ma anche sul diabete può incidere anche l'attività assolutamente fisica, questo movimento? Assolutamente sì, anche sul diabete incide. Incide perché gli zuccheri vengono consumati dall'attività fisica. E incide perché il grasso dell'organismo si riduce. Il grasso è uno dei nemici del diabete, e la terza cosa, consente di utilizzare, qualora ci sia necessità del farmaco, una quantità di insulina minore rispetto a quella di una persona sedentaria. C'è anche un fatto culturale. Il fatto culturale che secondo me dobbiamo debellare è che quando uno è malato si deve riposare. No, è assolutamente il contrario. Cioè, quando uno è ammalato, a maggior ragione deve fare attività fisica, perché questo permette di prevenire le complicanze e permette di ridurre la dose, la quantità dei farmaci, che dobbiamo tenere ben presente. Sono assolutamente efficaci i farmaci, ma sono anche dotati di effetti collaterali. E gli effetti collaterali, se guariscono da una parte, rischiano di dare complicanze da un'altra parte. Certo. A proposito degli effetti collaterali, dottore Galardi, per quanto riguarda l'attività fisica, ci sono effetti collaterali oppure no? Oppure ci vuole un controllo medico ovvero si va a ruota libera? Non lo so. No, non si va a ruota libera. Ogni cosa ha dei vantaggi e degli svantaggi. L'attività fisica ha degli effetti collaterali. L'organismo è una macchina.
La macchina, per essere efficiente, non deve camminare troppo lentamente perché sennò si ingolfa, e non deve camminare troppo velocemente perché sennò si sfassa, si altera. Certo. E quindi, siccome noi siamo una macchina, non dobbiamo essere sedentari, perché sennò ci ingolfiamo, e quindi quando vogliamo fare una camminata più veloce ci viene l'affanno, ci viene la stanchezza, eccetera, eccetera. Ma non possiamo andare neanche troppo velocemente, perché sennò logoriamo i sistemi del nostro organismo. E i sistemi del nostro organismo sono, ancora una volta, il cuore, il polmone, i muscoli, le articolazioni e così via. Uno degli effetti collaterali dell'attività fisica è, come dire, il logoramento sulle articolazioni. Per cui l'attività fisica deve essere fatta in maniera non eccessiva, perché non dobbiamo, soprattutto nelle persone che hanno un'età superiore ai 50, ai 60 anni e che quindi hanno già una storia meccanica sulle loro articolazioni, non possiamo incidere ulteriormente. Quindi la camminata è l'ideale. Certo che la camminata è l'ideale. Il dottore Galardi parlava di vantaggi a livello flessorio, diabete, e ritengo anche a livello cardiovascolare dovrebbe esserci, dottoressa Rubino, dovrebbe esserci qualche... Ci sono diversi studi che indicano come l'attività fisica, sia la camminata ma soprattutto l'attività fisica di tipo aerobico, riducono l'incidenza sia di malattie cardiovascolari che cerebrovascolari, senza considerare l'impatto sull'obesità, che è il punto centrale da cui poi vengono fuori le patologie cardiocerebrovascolari. Ma volevo aggiungere un'altra cosa a proposito del gruppo che stiamo costituendo, sull'incidenza sull'osteoporosi. Sull'osteoporosi è un vero e proprio farmaco, nel senso che l'attività fisica, soprattutto la camminata, anche il ballo, l'attività aerobica, incidono sulla formazione, sulla qualità dell'osso, sulla resistenza dell'osso, molto di più di alcuni farmaci, e riducono notevolmente l'utilizzo di farmaci antidolorifici, e per gli anziani riducono il rischio di fratture, perché migliorano anche l'equilibrio. Migliorano l'equilibrio, quindi le reazioni d'equilibrio e il rischio di caduta, e sappiamo quanto è importante e quanto è invalidante una frattura, per esempio, negli anziani di femore o una frattura vertebrale. Quindi anche, in un certo senso, è un'attività di prevenzione, l'attività fisica, in un certo senso. Sì, assolutamente, a qualsiasi età. A qualsiasi età. Ma non solo, è anche una cura. Noi, per esempio, in riabilitazione ricoveriamo i pazienti che si sono fatti un infarto. No. E come riabilitiamo i pazienti che si sono fatti l'infarto? Li riabilitiamo mettendolo su un tappeto, su un tapirulan, su un tappeto girevole, e li facciamo camminare. Li facciamo camminare prima lentamente, poi un po' più rapidamente e così via, veloce. In questo modo si interviene sulla dinamica cardiovascolare, e quindi si cura un pochino anche quello che c'è stato, cioè tessuti miocardici che sono danneggiati recuperano con l'attività fisica. È ovvio però che l'attività fisica principalmente è preventiva. Se posso dire un'altra cosa, Mario, perché la riabilitazione si fa carico di questa problematica, che è una problematica di tutti, non è sanitaria, è una problematica di tutti, però la riabilitazione si fa carico di questo perché il farmaco della riabilitazione è l'attività fisica, è l'esercizio, e siccome il farmaco per la riabilitazione è l'esercizio fisico, vogliamo portarlo anche fuori. Ma non ci inventiamo delle novità, cioè non siamo noi, non vogliamo essere così presuntuosi da pensare a questa cosa. Noi interpretiamo semplicemente delle informazioni che ci vengono dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il cui progetto, il cui obiettivo è quello di aumentare l'attività fisica nella popolazione generale.
Ed è questo che noi vogliamo fare. Iniziamo ovviamente con la camminata, perché è l'attività fisica più semplice, ma noi, con l'aiuto dell'Auser e con l'aiuto della cittadinanza cefaludese, vogliamo poi incrementare con altre attività fisiche. E altre attività fisiche possono essere il ballo, possono essere anche una palestra attrezzata dove si possono fare esercizi specifici per recuperare eventuali deficienze in qualche settore neuromuscolare. Certo, riprenderemo tra poco. L'editore Angelo Arduino ci chiede, che oggi in funzione di regista, ci chiede di fare una breve pausa, la facciamo e poi ritorneremo con il dottore Galardi e la dottoressa Rubino. CLM. Pubblicità. 70% di affari. Da Brass a Cefalù è arrivato il momento di fare veri affari. Vendita eccezionale in Corso Ruggero 117, con sconti del 70% su tutta l'oggettistica, accessori, mobili e complementi d'arredo, e il 30% sui gioielli in argento. È un'occasione da non perdere. I veri affari iniziano adesso. Da Brass potrai completare l'arredamento della tua casa con sconti del 70% ed acquistare gioielli in argento con sconti del 30%. Ma ricorda, solo nel punto vendita di Corso Ruggero 117 a Cefalù. Brass, 70% di affari. Per esprimere i tuoi sentimenti, lasciati ispirare dalla collezione di gioielli in oro e pietre preziose di Mineo Gioielli. Se pensi che fare un regalo in oro sia un sogno perché troppo costoso, Mineo Gioielli ti permetterà di farlo, proponendoti tante idee regalo con oggetti in oro 18 carati, anche a partire da 20 euro. Mineo Gioielli. Vieni a visitarci a Bagheria in via Flavio Gioia 3, telefono 091 962 313 e anche sul sito www.mineogioielli.it e su Facebook. Mineo Gioielli, una tradizione inalterata nel tempo. Sposi di Gio, tutto per gli sposi, ma anche tutto per la cerimonia, per uomo, donna e bambino. Sposi di Gio, via Giglio 3, Cefalù. Cerchi un ricambio auto particolare? A Cerda, Autoricambi Iacuzzo. Trovi i ricambi usati e nuovi di tutte le marche, di carrozzeria e meccanica. Autoricambi Iacuzzo soddisfa le esigenze dei clienti prima e dopo l'acquisto, con il servizio online e direttamente a Cerda, in via Roma 54. Inoltre, Autoricambi Iacuzzo è anche Piero Cars. Vendita di auto usate plurimarche come nuove, con finanziamento agevolato. Da Piero Cars a Cerda troverete un parco auto e veicoli commerciali di tutte le marche, garantite con il servizio online o visibili direttamente a Cerda. Telefono 329 54 70 496. Email pierocars@libero.it. I vostri acquisti sono la nostra soddisfazione. Arredi Madonia Vincenzo e Figlio, piazza San Leonardo 7 a Castelbuono. L'emozione che costa poco. Attenzione, lo sconto è già arrivato. Oggi più di